Arbiter vede ogni verità. Il mio lungo sonno è terminato. Se il Varden sopravvivrà alla siccità, lo giuro. Il ciclo deve essere preservato. Che la notte ti accolga, mortale. Dove colpiamo? Fa attenzione alle onde. Thank you.
Ah, ti stavo aspettando. La tua mira è precisa. Io sono esperto nell'esaminare impronte, non Tommy. Vediamo cosa riusciamo a scoprire. Mi serve un bersaglio. Un'altra trappola. Un bersaglio. Essere trovato. Il libro è avvolto da residui di ragnatela. Mi serve un bersaglio. Abbiamo scelto male. Non ho un bersaglio. Guarda i graffi sulla copertina del tomo.
Sembra che la nostra preda sia appassionata di acidi e veleni. Mi sembra chiaro che stiamo inseguendo una spia della casata degli occhi. Infatti, e mi dirai perché. Segreti per gli occhi? Osserva. Dai grande soffiabrezza, una guerriera della notte del mio mondo è in grave pericolo. Il calcafauce mi ha incaricato di trovare vecchi guerrieri della notte per aiutarla. Per risparmiarle una morte orribile, vuoi dire? Dal momento che siamo alleati, ti aiuterò. Ma non prima che la mia attuale missione sia conclusa. Parla sottovoce. Ora devo andare a Ravenwood. Buona caccia, Calcafauce. Damakalik. Vediamoci al seggio del Primus. La sofferenza non porta a nulla. Kalik, epura i lealisti di Kel'Thuzad dalla casata dei rituali. Poi potrai aiutare la guerriera della notte. Con permesso, baronessa. Eseguo gli ordini della mia baronessa. La nostra casa, baronessa. Conoscevate questa Tyrande Soffiabrezza in vita? So che è difficile da uccidere. Concentrati sulla tua missione, Kalik. Come comandi.
Chiunque abbia tradito Akarek soffrirà. Guerriera della notte o meno, non mi fermerò finché l'ultimo nemico non sarà caduto. Non ho un bersaglio. Intrusi! Abbattetevi! Non ho un bersaglio. Bersaglio. Il tuo cadavere sarà un ottimo schiavo. La casata non cadrà. Serve un bersaglio. Non ho un bersaglio. Mi serve un bersaglio. Pare che i servitori di Kel'Thuzad stiano portando avanti i suoi piani anche in sua assenza. Dobbiamo ucciderli tutti. Non ho un bersaglio.
Sotto gli ordini di Kel'Thuzad, questi Lich hanno quasi sterminato la casata degli occhi. Una verità che non dimenticherò. In vita, diventai la guerriera della notte per vendicare la mia gente. Proprio come faccio ora. Mi serve un bersaglio. La nostra casata regnerà. Non ho un bersaglio. Chiunque abbia tradito Akarek soffrirà. Guerriera della notte o meno, non mi fermerò finché l'ultimo nemico non sarà caduto. I fungari condividono i nostri rancori contro Credo la casata di sapere dei rituali. Dove si trova una tale rabbia è un'arma potente. Facciamo aspettare. Serve un bersaglio. Come desidera il Margravio. Non ho un bersaglio. Cosa? Margravio, ferma questo tradimento. Sono stata io a evocarli, falzinci. Ora muori. Zod tornerà. Anche quel traditore avrà ciò che merita. Lui e tutta la sua feccia saranno estirpati. Parla pure, mortale. Ottieni la vittoria a qualsiasi prezzo. Segreti per gli occhi? Eseguo gli ordini della mia baronessa. Che cosa desideri?
silenzio è la migliore arma. Quale conoscenza cerchi? Ferma Radio Sindane ha chiesto il nostro aiuto per occuparci degli alleati di Ken. Parla pure, mortale. Ottieni la vittoria a qualsiasi prezzo. Ci rivedremo a Selvarden, Calcafauce. Non indugiare. Ci scontriamo di nuovo con i piani di Kel'Thuzad. Che cosa ha scatenato questa volta? Sembrare del posto, quindi ricorreremo alle nostre grandi abilità di recitazione. Chiederemo se qualcuno ha visto un... non è certo tipo da passare inosservato. Occhio a quelli con lo sguardo attento, possono scoprirti facilmente. Cosa posso fare per te? Di noia con te. Occhio! Quello può scoprire il tuo travestimento. Bene. Non sembrare sospetta. Non! No, non facciamo così qui. Poi, forse quello sa qualcosa. Sputa il rospo. Vattene, no. Ma uccideremo tutti gli intrusi in vista. Oh, e come se lo faremo? Un bel massacro! Va avanti. Mi sa che dobbiamo essere un po' più specifici. Amico Litogeno, possiamo farti una domanda? No, non potete. Spero che sia importante.
lo stiamo davvero aiutando a fuggire? Certo che no! Ci stiamo solo divertendo un pochino! Stai facendo, Poltigeno? Tu, la madre pietra, vuole tenervi al sicuro. Non vorrai mica farla arrabbiare, vero? Prendili, in fretta! Da fare per me. Sembra che necessiti di un piccolo aiuto, eh? Devo avvicinarmi. Eccellente! Ora diremo a quella guardia quanto è stato facile ottenere questi. E loro ci diranno dove trovare il tuo coso. Ragioni proprio come un denti aguzzi, signorina con le ali. C'è stato un incidente sulle mura, ma se ne sono occupate le guardie d'onore litogene. Oh, grazie! Grazie! Accidenti! Sembra che si sia fatto prendere dai pezzi grossi. Mi è toccata Revendreth.
di quei denti aguzzi. Vi pentirai ben presto di questo tradimento. Noi dovremmo preoccuparci di lui? Non è colpa mia se non sa capire le battute. Allora, dove siamo diretti? Su, dove gli spremanti vengono portati per essere processati. Siete in ritardo. Abbiamo dell'animum da estrarre. La madre pietra è impegnata. Avviate il processo e sbrigatevi. È giusto. Andiamo allora. Sei qui per faticare o per fare a botte? Allora, come funziona esattamente? Beh, se vedi dei denti aguzzi, gli fai assaggiare un po' della loro medicina. Dimmi tutte le cose brutte che hai fatto, altrimenti... Mai! Non proprio. Questo è un posto di ira. Rabbia. Va bene. Spregevoli Spriggan. Maledetti, avidi Drast, distruggi boschi. Gorm, mangia panorami. La loro rabbia, non la tua. Oh, questo ha molto più senso. Mi serve un bersaglio. Ritroviamoci. È così bello vederti. Allora, parlami di tua madre. Era tutto per me. Ed è stata uccisa davanti ai miei occhi. Non ho un bersaglio. Ha funzionato. Continua. Secondo te la perdita mi di serve un bersaglio. Sono cresciuta sopra lì. Non avevo nessun altro. Sì, così si fa. Non ho un bersaglio. E credi che averla persa ti abbia condotto a una vita di furia e omicidi? Forse. Io. Magari tu stessa sei stata responsabile della morte di un bel po' di madri. Io... Sì, lo sono stata. Oh, credo che siamo arrivati a un punto di svolta qui. Bella sessione. Già fatto? Notevole. Spero che sia importante. Non seccare l'intruso. Perché vuoi saperlo? Beh, siamo quelli delle pulizie, ovvio. Interrogare gli intrusi lascia sempre un gran casino. Allora non vi mancherà il lavoro. Non ho mai visto la madre pietra così furiosa. No! Dobbiamo muoverci! Per divertirti un sacco.
te la cavi proprio bene, signorina con le ali. Ma lo stereotipo della madre morta è così cliché. Poi, quello lì tutto rannicchiato deve aver certamente visto la madre pietra. Sputa il rospo. Hai finito? Ha minacciato di gettarlo nella fauce. Meglio lui che io. La fauce? Meglio darci una mossa se vogliamo salvare sto tizio. Andiamo! Dovremmo essere vicini, abbiamo cercato dappertutto. Guardate, ecco Ulm! Che cosa cerca il tuo padrone, signora del terrore? Rispondi! Aspetta! C'è stato un terribile malinteso! Ah, altri della tua miserabile specie? Vi ucciderò io stessa! Silvarden? Perché siete qui a Revendreth? Stiamo cercando dei guerrieri della notte che hanno oltrepassato il velo. Spiegatevi. Alla fine la fauce ci attende. Vi aiuterò, ma fate attenzione. L'ira di Elune non si placa facilmente. Sarà interessante. È sempre un piacere. Il mio padrone ha detto di servire tutti. Hai la nostra gratitudine, madre Chietra. Tairande ha davvero bisogno di aiuto. Ho visto il tuo nome su diverse nuove pietre del peccato.
Mieto tanti eroi. Sono legata sia al sonno. Ci si vede. Alla notte senza luna. Se il Varden sopravvivrà alla siccità. Accetta questo dono di benvenuto dalla corte della notte. Non c'è bisogno che ti disturbi. Oh, che sciocca. Ecco, questa è molto meglio. Questa basterà. Procediamo. Prego, da questa parte. Scusami, avevi bisogno di qualcosa? Alla fine la fauce ci attende. Che cosa desideri? Tutti. La foresta canta le tue lodi. Facciamo tutti ciò che dobbiamo.
che la notte i preparativi sono ultimati, Tiernax. È il momento. Iniziamo. Il ciclo deve essere... Ricordo questo potere. Un'arma a doppio taglio. Raramente ho visto un mortale brandire tanta rabbia. Ilune. Ramasnala passivone media muralla. Chandris, mantieni il controllo su di lei. Mindo, per favore, devi calmarti. Dorili Ashka. Tyrande, non perderti nella rabbia. Ashal Teradas! Non credo che stia ascoltando. La furia della guerriera della notte ci annienterà. Contenetela! Calcapauce, aiutami! Assorbendo ancora più potere da Elune! Non va affatto bene! Minaccio di consumarla e devasterà questo bosco! Mia regina, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Il potere di mia sorella nella mia foresta? Esigo delle risposte. Come osi venire qui, sorella? Dopo che le nostre grida d'aiuto sono rimaste ignorate, inascoltate. Ho sentito le vostre grida, il vostro dolore. E in seguito alla tragedia, ho mandato una cascata d'anime per sostenervi. Oh. Il grande albero. La fauce ha divorato ogni vittima quel giorno. Allora ho condannato i miei figli prediletti. Unendo le forze,
possiamo ancora guidare le loro anime alla salvezza, iniziando da questa. Tyrande mi ha invocata. Lei deve scegliere. Vendetta o rinascita. Foresta ascolterà. Non siamo nuovi alle scelte difficili. Madre, quella benedizione. Sei tu. Sono di nuovo me stessa. Non riesco a credere a quello che ho visto oggi. Ero presente in ogni momento. Eppure, era come se non fossi io. Una testimone, proprio come te. Così tanta bellezza nella sua voce. E così tanto dolore. La lacrima. Era mia, tanto quanto sua. La regina dell'inverno ha parlato di uno scopo per le anime della nostra gente. Cosa intendeva? Questo Elune non me l'ha detto, figlia mia. Non ancora. C'è qualcosa che vorresti chiedere? Lascia questo luogo prima che ti corrompa. Sono legata sia al sogno che alla notte senza luna. Il mio lungo sonno è terminato. Sono legata sia al sogno che alla... Tra perdite e siccità, Selvarden ha sofferto. Ma insieme abbiamo salvato la nostra casa da una terribile oscurità. Con tenacia e fratellanza, la speranza è tornata nei nostri boschi. E con lui anche i nostri cuori. Oggi il cuore della foresta è risanato. Il ciclo è rinnovato. Morte e vita in armonia ancora una volta. Un nuovo sigillo sorge a incarnare il futuro della nostra congrega. Mia cacciatrice, hai agito bene. Hai la gratitudine di tutta Selva. Il mio lungo sonno è terminato.
Se il Varden sopravvivrà alla siccità, lo giuro. Il ciclo deve essere preservato. Cosa ti porta qui? Va in pace. Gran sacerdotessa, anche nelle profondità della fauce ho sentito la tua presenza. Sapevo che non ci avresti abbandonati. Grazie, figlia mia, ma l'ho quasi fatto. Ero così consumata dai fuochi della vendetta che non ho visto la cenere ai nostri piedi. Ora capisco che anche se molti tra la nostra gente vogliono vendetta, ciò di cui abbiamo bisogno è rinnovamento. Come la luna nuova apre la strada alla luna piena, l'oscurità indietreggia in presenza della luce. Chi sia in veste di guerriera della notte o di gran sacerdotessa, io ho fiducia in te come guida dei Caldorei. Allora mi impegnerò per esserne degna. Veglia su di noi dai rami, Astari, e lune, Adore. Parlo a nome della mia gente. Non perdere la fede. Il destino ti ha portato qui. Non devi baci regina dell'inverno, vincolata alla sua controparte nel regno della vita. Insieme sono la personificazione dell'equilibrio del grande ciclo. Tra dolore e comprensione, il sigillo dei silfi della notte è rinato. E forse anche la loro